Buongiorno a tutti e bentornati qua sulla nostra galassia. Oggi andiamo a tirare le orecchie a BioWare e se vi state chiedendo il motivo è il seguente. Come tutti sappiamo, BioWare ha rilasciato all'uscita del gioco già due patch abbastanza corpose e fino a qua nulla di strano, succede in pratica su qualsiasi titolo presente sul mercato. Quello che però non sapete è che BioWare ha tenuto nascosto perfino nelle note di release della patch è che ha modificato drasticamente il drop degli oggetti mitici e leggendari. Infatti, alcuni player hanno scoperto che, se da prima della patch, durante un contratto leggendario a una roccaforte, parlando sempre di difficoltà Grandmaster, si droppavano a fine missione dai 2 ai 4 oggetti mitici o leggendari, attualmente il rate drop è passato a 1 se non a 0. Sono però aumentati i drop comuni, che in modalità Grandmaster non dovrebbero praticamente uscire. Ovviamente sono state fatte delle prove su questa notizia, e sembra essere più che fondata. Ora, non sappiamo realmente se questa mossa di BioWare, cercata di far passare in sordina, e quindi questo nerf del drop, sia la mossa migliore, ma la community si sta preoccupando in quanto mosse di questo tipo sono normalmente dichiarate dalle case produttrici e non nascoste. Un'ultima notizia non meno importante, se siete già arrivati ad avere un equipaggiamento mitico, sapete che vi manca una parte ben specifica dell'equipaggiamento che rimane in versione epica, quella viola per intenderci. Ebbene, quello specifico pezzo, sappiate che a quanto pare ha un red drop assurdamente basso e che, con la nuova patch, sarà ancora più difficile da droppare. In conclusione quindi ci chiediamo, che cazzo stai a fa' BioWare? Voi che ne pensate di questa mossa? A me personalmente leggere ciò non mi è piaciuto per nulla e vorrei inoltre essere informato sulle percentuali di drop dei vari oggetti, visto che, come negli altri titoli TPS e Grindr a cui gioco, mi piace sapere di che morte devo morire. Con questo è tutto, GG a tutti quanti!